Very good to see you. Welcome back. How are you back? How's everything? הנה הפותרת שלה. במותם ציוו לנו ניצחון. במותם ציוו לנו ניצחון. Buonasera e ben ritrovati a Guerre e Pace. Come avete visto dalla copertina curata da Francesco Esposito, ennesima pioggia di missili sull'Ucraina nel 714 giorno di guerra e le guerre di Zelensky con la Russia ma anche con l'establishment ucraino. Vedremo perché. E poi Netanyahu ci spostiamo all'altra guerra nella striscia di Gaza. Netanyahu rifiuta la tregua di Hamas, 135 giorni di stop al conflitto in tre fasi e rilascio di ostaggi e prigionieri. La guerra finirà solo con la distruzione totale di Hamas ripete il premier israeliano. Intanto il massacro continua, quasi 28.000 i morti palestinesi, è una strage. Il segretario di Stato statunitense Blinken, come avete visto, è di nuovo in Medio Oriente per cercare di fermare questa strage. Gli ospiti di questa sera di Guerra e Pace, Alberto Negri. Buonasera Alberto, Buonasera, ben ritrovato. Rubri. E poi è un piacere, torna qui a Guerra e Pace il generale Vincenzo Camporini. Buonasera. Buonasera generale. E Poi collegato da Leopoli in Ucraina abbiamo il nostro inviato Vito De Torre. Buonasera, buonasera Vito. Buonasera a tutti. Buonasera allora, Vito, cominciamo da te, aggiornaci su questa pioggia di missili. Tra l'altro tu ti trovi a Leopoli che non è molto distante dal confine. Polacco, dove due missili hanno oggi arrischiato di sconfinare. Si sono alzati anche gli F-16, mi sembra. Sì, sì, si è sfiorato l'incidente diplomatico. E cosa è accaduto? Che questa mattina alle 5 sono partite le sirene su tutta l'Ucraina. E il lancio di missili dalla Russia contro l'Ucraina è stato davvero fitto, eh, oltre 40 missili, più di 20 droni eh, colpite diverse città, Mikolaev, Kiev, Kharkiv eh, e anche Leopoli dove ci troviamo. Eh, uno o due missili, ancora è da, da chiarire, puntavano dritti verso la Polonia. Quindi questo è il motivo per cui l'aviazione militare polacca ha fatto levare in volo due aerei da guerra a 20 km dal confine polacco. Si trattava di missili radiocomandati, hanno virato verso Leopoli per colpire un impianto siderurgico. Il bilancio delle vittime. Passatemi il termine, non è particolarmente, come dire, non è tra i peggiori attacchi sferrati dalla Russia. Al momento si parla di eh, quattro morti, alcuni eh, feriti, però certo è imponente proprio l'utilizzo eh, di mezzi, di missili da parte della, della Russia. Eh, si, si combatte anche in modo sottile da un punto di vista proprio psicologico, quindi essere svegliati nel cuore della notte, un attacco così massiccio è chiaro che mettete veramente a durissima prova la popolazione. Allora, sembra che Putin, prossimo alle elezioni, che vincerà eh, tranquillamente, che però, alcuni scrivono, voglia portarsi a casa qualche, qualche risultato. Si parla di Kupiansk, dalle pa vicino a Kharkiv. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Eh, Putin sta facendo la campagna elettorale con l'Ucraina. Eh, prima della, delle elezioni, diciamo, de, de, delle votazioni, cercherà secondo me di conquistare Kupiansk o comunque alcune eh, aree della regione di Kharkiv. Lo ricordiamo ecco, all'inizio della guerra, due anni fa, eh, una delle prime conquiste dei, dei russi furono proprio alcune città eh, della regione di Kharkiv. I russi entrarono a Kharkiv, ci sono ancora i segni di combattimenti sui muri. Centro della città, e quindi che il, un trofeo di guerra, eh, passato il terreno di Putin, potrebbe essere proprio qualche città importante, tra cui Kupiansk della, della regione di Kharkiv. Nel frattempo, però, ecco proprio come una goccia cinese, puntualmente arrivano Bombarda. questi attacchi massicci. Che non producono come dire, danni eccessivi, ma certo da un punto di vista psicologico, proprio distruggono la popolazione e anche eh, l'establishment politico che deve fare fronte a questo tipo di situazione. Grazie, grazie Vito, buon lavoro e mi raccomando, fate, fate attenzione. E a proposito dell'establishment politico di cui parlava adesso Vito De Torre, noi abbiamo titolato questa prima parte di Guerra e Pace con le guerre di Zelensky. Perché c'è una guerra contro la Russia, contro Putin e c'è una guerra all'interno che lui sta portando avanti da, da qualche settimana, cioè azzerare i vertici dell'establishment, soprattutto quelli che gli fanno ombra in questa lunghissima guerra che sta per aprire il terzo anno. Ma c'era un militare ucraino, un ufficiale ucraino intervistato in queste ore che diceva: sì, il problema è zerarissimo, ma poi il problema dice in questo paese è la corruzione, che è esattamente la stessa cosa che ti dicono dell'Ucraina da vent'anni. E lo stesso Zelensky, nel novembre 2021, cioè prima che iniziasse la guerra, un articolo del New York Times diceva che stava traballando perché gli oligarchi dentro l'Ucraina, perché non ci sono solo gli oligarchi russi, c'erano gli oligarchi ucraini, non lo vedevano di malocchio perché non appoggiava almeno una parte di loro e dei loro affari. Oggi noi ci troviamo in questa situazione con Zelensky che sente minacce da tutte le parti, non ha colto quei risultati con la controffensiva che si proponevano, che secondo me... anche, con una, secondo me, anche con una cosa di propaganda che sta, andava al di là del, del, razionale, secondo me, del razionale, e sente la concorrenza degli altri. È riuscito a rimandare le elezioni, c'è cioè la guerra, però... Prima o poi anche per lui arriva la resa dei conti. Generale Campolini, eh, il nemico numero uno sembra di Zelensky, l'attuale capo di stato maggiore della difesa, Zalusny, che è molto popolare in Ucraina. Lei è stato tra l'altro anche capo di stato maggiore della difesa italiana. Ma facendo fuori il capo dell'esercito, sostanzialmente, dell'operazione militare eh, ucraina, non fa un po' il gioco, non dà una mano a Putin in questo momento? Beh, devo dire che in questi decenni la classe militare ucraina è cresciuto in modo significativo e credo che la capacità di resistere all'attacco russo fin dall'inizio sia la dimostrazione evidente che c'è non soltanto un generale, ma c'è una classe di ufficiali di grande livello, per cui in tutte le forze armate ci sono i capi, ma ci sono coloro che possono tranquillamente in caso di necessità prenderne il posto e una delle necessità è che ci sia un accordo con la direzione politica se c'è un disaccordo del vertice militare con l'azione politica in qualsiasi paese serio si cambia il vertice militare non il capo politico allora dobbiamo per ordine per necessità di tempo dobbiamo switchare e passare sull'altra sull'altra guerra quella di Gaza tra Israele e Hamas Alberto eh, alle 18.30, ora italiana, eh, questo pomeriggio, quindi il Premier Israele Netanyahu ha convocato una conferenza stampa. Si attendeva molto la sua risposta alla proposta di tregua di Israele, che rilanciava quella mediata da Qatar ed Egitto. Sostanzialmente, Hamas diceva, eh, chiedeva eh, 35 giorni di tregua in tre fasi per il rilascio di tutti gli ostaggi e 1.500 detenuti palestinesi, compresi 500 ergastolari, tra cui. Barguti, il tanto atteso Barguti. Il... Netanyahu ha detto che non se ne parla. La guerra finirà quando ci sarà la distruzione totale di Hamas. E non è una questione di, 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 di anni, ma di mesi. Tu ci credi? Sarà mai distrutto Hamas e soprattutto quello che rappresenta Hamas, una grande sete di vendetta in questo momento? Lo ricordo, quasi 28.000 morti. morti. Io credo a quello che vedo. La vostra copertina oggi l'ha messo in luce molto chiaramente. La prima tappa che ha fatto Blinken in Medio Oriente non è, stato andato, statunitense. è andato in Arabia Saudita, non è andato direttamente in Israele, perché sapeva già che la risposta, sospettava già ovviamente che la risposta di Netanyahu sarebbe stata negativa alle proposte, alle proposte di Hamas. Poi sai, quello che sta succedendo adesso è molto chiaro, non è chiaro da oggi, è chiaro da sempre voglio dire c'è un milione 300 mila persone ammassate a Rafah lì staranno, attaccheranno gli israeliani in queste ore in maniera molto molto forte un'altra cosa che ha detto Netanyahu appunto che ha dato ordine all'esercito di avanzare verso Rafah ecco quale Quindi, alternativa no. hanno questi c'è un'unica alternativa Netanyahu ha detto che vuol prendere anche il controllo del non solo del valico ma del corridoio verso l'Egitto eh, se, se decidono possono anche spingerli, spingerli oltre e in quel momento, quella deportazione che qualche settimana eh, fa non si poteva nominare e eh, ovviamente che lì si apre, si apre la questione con, con un Egitto dove il Sisi ovviamente tutti i giorni dice questa non è un'ipotesi neanche da dombrare. però vi ricordo una cosa l'Egitto in questi mesi Egitto che ha le spalle al muro 160 miliardi di debito estero stanno raggranellando promesse di aiuti e prestiti per circa 50 miliardi di dollari. E davanti a questi soldini forse qualcuno lo prende. Con i problemi economici che ha l'Egitto. Eh, Generale Campurini, a proposito del, della prima tappa che diceva Alberto Negri in, uh, in Arabia Saudita del segretario di Stato statunitense Blinken, eh, io aggiungo un ulteriore elemento, chiedo un commento sulla strategia statunitense per fermare questa guerra che a parole sembra facciano di tutto il possibile però continuano a mandare armi a finanziare gli israeliani quindi insomma da una parte dicono una cosa dall'altra parte poi alimentano comunque questa guerra e, e da qualche giorno a mezzo stampa gira una voce che gli Stati Uniti stiano sondando le conseguenze del riconoscimento dello Stato della Palestina io lo dico sinceramente ci credo poco che gli Stati Uniti lo facciano, però potrebbe essere questa la leva giusta per costringere Netanyahu a fermare la guerra? Intanto eh, non lo so. È sicuramente, è una mia opinione personale, la posizione più corretta da tenere. Eh, se ci fosse una qualche apertura in questa direzione, questo, questa litania del due popoli, due, due, due territori, potrebbe cominciare a assumere un minimo di concretezza. Uh, e potrebbe quindi uh, essere presa in considerazione. Uh, è chiaro che uh, oggi c'è una frattura totale fra la leadership israeliana e la leadership americana. E, e che gli sforzi degli Stati Uniti, di Blinken in particolare, consentitemi questa espressione, santuomo, che sta veramente impegnandosi in, in modo encomiabile, uh, purtroppo lo sforzo... non con ottimi risultati. L'importante è che si impegni e che continui questa, questo dialogo, dialogo con tutti coloro che possono avere qualcosa da dire. Ora non dimentichiamo che l'Arabia Saudita è eh, l'elemento che in qualche modo ha fatto scoppiare questa crisi. <coughs> La crisi è scoppiata perché a un certo punto l'Arabia Saudita era disponibile a trovare una, un accordo formale con Israele e, e questo ha in qualche modo giustificato, scatenato. Eh, Scegliete voi la parola, eh, l'azione la, la, di Hamas. Eh, quindi la volontà di continuare il, a, a tessere questa, questa tela tra eh, i paesi che hanno qualcosa da dire al riguardo, eh, che sono oggettivamente l'Arabia Saudita, il Qatar, e poi c'è, sempre dietro l'angolo, il ruolo dell'Iran, che eh, è un ruolo molto. Molto particolare devo dire che secondo me è un po' alla radice di tutto, perché alla radice di, di tutta la situazione in Medio Oriente, e eh, questo in che senso, è, un mio, è un mio giudizio, eh, non c'è il problema dei palestinesi. I palestinesi sono un povero popolo che è stato strumentalizzato in modo ignobile da tutti, eh, per il proprio tornaconto politico. E qui c'è un paese come l'Iran che ha oggettivamente delle ambizioni di egemonia eh, regionale, così come c'era la Turchia, così come c'era l'Arabia Saudita. E questa è la partita che bisogna giocare. Eh, ed è una partita che chiaramente non si risolve nell'arco di eh, due colloqui. Alberto? Beh certo, il ruolo dell'Iran è fondamentale, ma molto ancora più fondamentali sono stati gli errori degli occidentali. Afghanistan. 2001 siamo dovuti scappare via nel 2021, l'Iraq soprattutto, un paese che è stato distrutto con quell'invasione del 2003, che ha consegnato questo paese nelle mani, mani dell'Iran. Questo è stato un errore gravissimo che è stato commesso dagli americani. Poi, naturalmente, certo, c'è questa partita a 3-4 per l'egemonia regionale che è molto forte e gli iraniani la sanno giocare sempre con molta astuzia, no? hanno i loro proxy, ogni tanto fanno intervenire e sballano, l'altra volta fanno intervenire gli UTI, mentre fanno intervenire gli UTI, si dicono agli UTI di trattare con l'Arabia Saudita stessa. Cioè, il problema sono anche un po' come dire, le garanzie che diamo noi in Occidente, soprattutto gli americani, non noi come Italia per carità o Europa soprattutto di stabilità. Cioè vogliamo, gli Stati Uniti puntano davvero alla stabilità regionale? Dopo no, che hai fatto guerre di tutti i generi in quella regione, hai buttato giù Gheddafi insieme agli inglesi e ai francesi che non se ne sentiva proprio il bisogno. No? E lì la responsabilità è più francese, è che, più americana. francese che americana. eccetera. Poi Obama l'ha riconosciuto l'errore, no? Però gli americani devono dare delle garanzie anche loro che vogliono stabilità. E la stabilità la ottieni anche, come diceva il generale Camporini, dando un minimo di contenuto alle tue parole. Quando dici due popoli, due stati, l'altro popolo lo stanno facendo fuori, per carità. Ma esattamente il riconoscimento dello Stato palestinese avrebbe, darebbe un minimo di contenuto. A quel mantra che continuiamo a ripetere, sì. ma a cui non crede quasi più nessuno. Abbiamo detto tante altre volte, poi qual è stato, poi bisognerebbe vedere, poi ammesso che si arrivasse a quello, perché insomma c'erano talmente tanti coloni israeliani nel territorio palestinese che poi insomma bisognerebbe gestire questa cosa, ma abbiamo parlato ampiamente altre volte. Ma voglio stare sull'Iran e sui satelliti iraniani. aiuti. Alberto ehm, citava gli per esempio, proprio ieri hanno lanciato altri sei missili verso. Le navi che attraversavano il Mar Rosso e il Golfo di Aden e minacciano di tagliare i cavi so Sotto sottomarini, dei certo. collegamenti attraverso i quali questi cavi passano il 17% del traffico web mondiale. mondiale, sarebbe una catastrofe anche questa. E starebbe per partire, in generale, la missione europea. Perché sorride? Anche l'Italia, il ministro italiani ha detto che all'Italia perché... è stato chiesto il comando tattico della missione. Sorrido perché io sono stato alle origini di questa vicenda nel 1999 quando in quattro scrivemmo lo Headline Goal e tutte le istituzioni connesse con quello. Poi tutto si è fermato. E assistiamo adesso per l'ennesima volta a un concerto di paesi che discutono, negoziano, eh, parlano, eh, cercano di mettersi d'accordo e alla fine un accordo magari lo trovano, accordo ovviamente sempre di minima. E, e abbiamo che eh, l'operazione militare... General, scusi la interrompo, si parla di missione di... Non dico di guerra, di attacco, ma quantomeno difesa e quindi comunque di guerra nel caso venissero attaccati, ma quindi negoziato per la pace, per fermare le bombe, per fermare gli attacchi, non se ne parla proprio. Eh sì, però per negoziare bisogna avere i negoziatori. Eh, C'è bisogno di due per ballare il tango. Eh? Certo. E quindi in questo caso con, con, con questo... Gruppo di UTI che non hanno nessun riconoscimento internazionale, non, non dobbiamo dimenticare questo, anche se hanno il controllo del territorio molto, molto ampio, eh, diventa difficile eh, eh, quantomeno avviare un qualche tipo di, eh, di, di, di dialogo produttivo. Eh, nel momento in cui questi cominciano a sparare e sparano contro le tue navi, contro, contro la tua economia, perché quello, è quello che sta accadendo. È chiaro che una reazione ci deve in qualche modo essere. Alberto, per chiudere. C'è stata un'enorme sottovalutazione del caso degli UTI. Io penso di essere uno anche dei pochi ad averli incontrati, no. <ride> <ride> essendo andato giù nel nord dello Yemen in tempi non sospetti a incontrarli. Però è stata un'enorme sottovalutazione perché ricordiamoci che questo movimento, questo gruppo, che era molto basato e radicato al nord dello Yemen, ha resistito per anni ai bombardamenti dei sauditi. I sauditi. Guardate che i bombardamenti erano cominciati ancora nel 2007, 2008, 2009. I sauditi pagavano addirittura l'esercito yemenita per combattere contro gli UTI zaiditi. Hanno resistito, hanno conquistato il 60-70% del territorio, occupano la capitale sana dal 2015. Ribelli? Beh, a questo punto bisognava forse trattarci prima con questi. Forse stiamo anche sparacchiando contro gente che non conosciamo neppure e di cui abbiamo sottovalutato la capacità di resistenza, eh? perché gli americani non è la prima volta che bombardano lì, ci tornano ancora lì a bombardare, lo hanno fatto con le missioni antiterrorismo, le hanno fatto con le missioni in appoggio all'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese grosso, un paese ricco, la guerra in Yemen l'ha persa. Per questo che parlo di sottovalutazione e Devo poi la, la trattativa negoziato si fa col nemico, non si fa con. certo, ovviamente loro, il loro scopo, quello propagandistico, proteggiamo Gaza. Il loro scopo vero è arrivare ad avere come dice il generale, un, un riconoscimento internazionale. Grazie ad Alberto Negri, grazie al generale Vincenzo Camporini, spero ci venga presto a trovare qui a Guerra e Pace, per semi di speranza in giro per il mondo ogni settimana ne troviamo uno, questa sera vi portiamo in Namibia, in Africa. Buona serata a tutti. Nessuno lascia il governo da vivo in Africa. È un detto popolare che allude alla complicata gestione del potere politico nel continente, dove difficilmente i cambi di regime avvengono con una transizione pacifica. Ecco perché quel che accade oggi in Namibia è una buona notizia. Qui, lo scorso 4 febbraio, è morto il presidente Hagek Jeyengog, una delle icone della lotta di indipendenza che il paese ha conquistato nel 1990. Ora il vicepresidente Nangolo Mbumba è reggente fino alle prossime elezioni. Però state tranquilli, non mi vedrete in giro a lungo, ha sottolineato Mbumba dopo il giuramento. La sua promessa è quella di farsi da parte all'apertura delle urne, non proprio un gesto scontato. Nonostante le forti diseguaglianze sociali e la recessione economica, la Namibia resta un modello di stabilità e, secondo il World Press Freedom Index 2023, supera diversi paesi europei, Italia compresa, per la libertà di stampa. Un seme di speranza tra i mille ostacoli della democrazia in Africa.